Ciao artigiano, allora come puoi vedere qua ho due banchi Sega di quelli da cantiere, chiamiamoli così, o come dicono gli americani i job site. Uno lo conosci già perché ne ho già parlato, ho fatto un video dedicato, tra l'altro lo trovi qui sotto in descrizione, e sarebbe il Metabo TS254. L'altro è questo, il nuovo modello, nuovo tra virgolette perché comunque io ce l'ho da oltre un anno, ho voluto provarlo bene prima di parlarne. Ti stavo dicendo, ce l'ho da oltre un anno, questo, devo anche leggerlo perché non mi ricordo il modello, è il DWE7491, chiamiamolo così. Prima di iniziare però artigiano, io ti ricordo che sulla community di Leroy Merlin trovi i video, gli articoli e i progetti da scaricare gratis, sia della bicicletta senza pedali, ovvero la balance bike per bambini, che della Vespa dondolo, questo è l'ultimo uscito. Perciò cosa aspetti artigiano? Vai subito a guardare il video della Vespa dondolo, se hai intenzione di replicarlo ti ricordo che trovi l'articolo sulla community e il progetto in PDF da scaricare, tutto gratis. La stessa cosa vale per la bici senza pedali. Poi ti posso già anticipare, senza dirti ovviamente che cos'è, che è già pronto il terzo progetto. Posso dirti solo che è grande. Ovviamente sia della Vespa che della bicicletta senza pedali, qui sotto e nel primo commento trovi il link per andare sia al video che al progetto. Detto questo si parte, ti parlo del DEWALT 7491. Così a prima vista somiglia tantissimo al modello più economico, ovvero il DEWALT 745. Che cosa cambia? Cambia il motore, questo è un po' più potente, non cambia l'altezza di taglio, quindi montano sempre lame da 250 mm. Il sistema che fa movimentare questa riga qui, che sarebbe il registro, è lo stesso del 745. Quindi c'è un'asta con due pignoni, appunto, che fa scorrere queste due guide su cui è fissato il registro. È possibile montarlo su due posizioni diverse, come vedi ci sono dei dadi qui, ma dei dadi anche qui. Se lo sposto da quella parte sto andando a incrementare la larghezza di taglio rispetto alla lama. Ovviamente in questo caso dovrei andare a cambiare la lettura, c'è una scala gialla e una scala con sfondo bianco. Nella prima posizione arriva a tagliare 625 mm di larghezza. Nell'altra posizione, che non me lo ricordo più, dovrebbe essere comunque un 800 mm. Ancora non te l'ho detto artigiano, ma su questa macchina c'è un sistema meccanico per fare una cosa che è una genialata. A breve, tra un po', te ne parlo. Con la guida così estesa, ricordati che comunque il tutto diventa un po' fragile e soggetto a flettere, soprattutto se si va a lavorare pezzi di grandi dimensioni, quindi tieni a mente questo. Ricordati inoltre, ed è una cosa che a me personalmente non piace, che questi attacchi qui, ovvero quelli che fissano la riga a queste due guide, sono completamente in plastica. Proprio per questo motivo, quando la devi maneggiare per spostarla da una posizione all'altra, fissala immediatamente, non lasciarla in giro. Se per caso ti dovesse cadere in terra e cadere in questo senso, ho paura che si potrebbe rompere immediatamente, perché comunque la plastica è una plastica abbastanza rigida e non la vedo così resistente. C'è da dire che in questo anno e mezzo che ce l'ho, durante tutti i tagli, anche i più pesanti, non ho mai incontrato nessun problema. Però ti ripeto, sempre con la guida ben fissata al piano, o meglio alle sue due guide che scorrono. La movimentazione laterale su cremagliera assicura un'estrema precisione, veramente puoi spostare la riga di un millimetro alla volta, perché riesci davvero a essere preciso, anzi a dirla tutta, di mezzo millimetro per volta. E devo essere sincero, un sistema così l'avrei voluto sul Metabo. Il DEWALT 7491 arriva con in dotazione una lama 24 denti, 250 mm diametro esterno, foro della lama 30 mm. Con la lama alla massima sporgenza si riesce a tagliare fino a 77 mm di spessore, e direi che va bene. Il Metabo, se ben ti ricordi, nel video l'avevo detto, comunque si fa 10 mm in più. Tra l'altro il Metabo arriva in dotazione con una lama 40 denti e taglia che una bellezza,
Questo arriva con una 24, taglia comunque bene. Non l'ho ancora provato con una lama con più denti. I comandi per avviare la macchina sono fatti davvero bene, si trovano in un'ottima posizione, ma soprattutto si trova all'altezza giusta per essere spento utilizzando il ginocchio. Una cosa che invece non mi piace è la partenza, troppo brusca. Motore da 2000 watt, quindi abbastanza impegnativo per una fornitura di energia elettrica domestica, pensaci bene, soprattutto se lo abbini, e te lo consiglio, ad un aspiratore. Aspiratore con l'accensione automatica quando appunto si accende il banco sega. Gli accessori che vengono dati con la macchina sono i soliti. Cambia qualcosa su questo, a parte il goniometro che conosciamo tutti e sappiamo anche non essere il massimo della precisione, perché comunque ha un gioco anche abbastanza notevole. Viene data la cuffia di protezione da montare sulla lama, a parte viene dato un cuneo divisore, un coltello divisore, chiamalo come vuoi, da montare quando non si monta la cuffia, ma comunque io consiglio di lasciare questa sempre montata, anche perché ha la seconda presa di aspirazione delle polveri. Ti stavo dicendo, è presente un coltello divisore, un cuneo divisore da montare quando non si monta la cuffia, e questo permette appunto di effettuare tagli coperti. Il quarto accessorio è ovviamente lo spingipezzo, che si trova in una posizione molto comoda e viene bene sia prenderlo per utilizzarlo, ma anche riporlo immediatamente, non lasciarlo in giro per poi perderlo, un po' come ho fatto con quello del Metabo. Nonostante il Metabo abbia la fessura per riporlo a fianco proprio ai comandi di accensione e spegnimento, resto convinto che prima o poi perderò anche questo. Come ti dicevo, il goniometro, visto il gioco che presenta, è un po' inutile, a meno che non lo si usa per la carpenteria, metto via visto che non serve più. Voglio dedicarmi ad una cosa, a dirti come si fa, non il cambio lama, ma come si cambia dalla cuffia al coltello divisore e viceversa. Da questa parte c'è una leva, questa leva ovviamente aziona un cavetto d'acciaio che va a far aprire una piccola morsa che viene tenuta da delle molle. Azionando appunto questa leva è possibile rimuovere il cuneo divisore, il coltello divisore, e scambiarlo con la cuffia. Così, è tutto molto semplice, rapido, veloce. È un anno e mezzo che lo uso, quindi è valido, non ha vibrazioni, non ha gioco, non c'è la possibilità che questo si tolga da solo, perché comunque non è solo trattenuto dalla pressione di questa pinza, ma ci sono anche dei perni che vanno a inserirsi in questi fori. Reputo questo sistema essere molto valido ed è quel tocco di unicità che rende speciale questo banco sega. Sicuramente il fatto che il banchetto sega abbia questo sistema fa alzare un po' il prezzo, infatti ad oggi dovrebbe essere ancora intorno ai 1000 euro. È possibile regolare l'inclinazione della lama, ovviamente. Il comando è messo qua davanti. Peccato che non vi sia una cremagliera che dia la possibilità di regolare con precisione l'inclinazione della lama. C'è da dire che comunque la movimentazione è leggera. L'unica cosa, lo sto notando adesso, è che quando questa leva è in posizione di sblocco mi va a coprire proprio l'indicatore, la frecciolina rossa che indica, dovrebbe indicarmi l'inclinazione sulla scala graduata. Ecco, ci finisce proprio davanti. Vabbè, si può vivere lo stesso. A differenza del 745, su questo, quando ho trovato l'inclinazione giusta e blocco, il blocco avviene solo sulla parte anteriore, mentre sul 745, se ben ti ricordi, comunque sia qui sotto in descrizione trovi il video, il blocco avveniva su entrambi i lati. Questo ovviamente assicura una maggiore rigidità. Infatti un po' di vibrazioni, devo essere sincero, le ho notate. Soprattutto nei tagli impegnativi ti parlo comunque di vibrazioni trascurabili. Ci sono due fine corsa che permettono di registrare da una parte i 90 gradi, quindi la perpendicolarità della lama, e dall'altra il 45 gradi, i 45 gradi. Essendo una macchina da cantiere, quindi da portarsi in giro, è possibile montarla sul suo cavalletto, infatti sotto da qualche parte ci sono gli attacchi rapidi, ovviamente venduto separatamente, quindi è un acquisto ulteriore. Proprio per il fatto che sia così leggero può dare qualche problema utilizzato come macchina stazionaria, perciò fissala con viti ad un banchetto, possibilmente il banchetto deve essere un po' robusto
pesante, di modo che aggiunge peso al banco sega, quindi lo rende più stabile ed evita, soprattutto se ci stai tagliando un tavolone che ha un determinato peso, che se ne vada via il banchetto, perché ti assicuro così succede. Bene artigiano, mi sa che le cose più importanti di questo banco sega te le ho dette, quindi è inutile che mi dilungo ulteriormente. Di questo banco, del Metabo e del 745, trovi il link qui sotto, riconducibile a rotopino.it. Sempre qui sotto, ma anche nel primo commento, trovi il link per andarti a vedere il video, il progetto e leggerti l'articolo per quanto riguarda la bici senza pedali per bambini e la Vespa dondolo. Perfetto, sono giunto al termine. Io ti voglio ricordare che se ancora non sei iscritto, ti puoi iscrivere al canale. Inoltre, ti conviene attivare la campanella delle notifiche per restare aggiornato ogni volta che carico un nuovo video. Ricordati di lasciare un commento e fammi sapere se questo video ti è piaciuto. Detto ciò, siamo arrivati alla fine, perciò non mi resta che salutarti. Stammi bene. Ciao artigiano!